Settimana prossima avremo in studio Simone Fagioli, perché 10 volte campione europeo, quindi una volta in più di Mauro Nesti, il suo mentore. È una cosa particolare, ci teneva, e soprattutto saremo i primi, la prima trasmissione dove Simone ci spiegherà che annata è stata e tutte le cose che l'hanno portato a raggiungere questo prestigioso traguardo. Mi permetti aprire una parentesi di tutt'altra natura? Di sì, è vero, adesso tu devi fare giustamente una cosa, perché a livello di redazione anche, è una cosa un po' grigia. Brutta. Sì. Brutta. È mancato Paolo Paoli, era un commissario, un ufficiale di gara, spesso chi corre nei rally lo vedeva come addetto ai concorrenti. Dopo una breve malattia è mancato in questi giorni, e è una perdita grave, io credo, per quello che è il settore toscano, perché Paolo era anzitutto un grande appassionato, ma poi era una persona splendida, una persona che quando ci parlavi ti metteva serenità, ti metteva tranquillità, era una persona realmente eccezionale. Io poi ho avuto modo di interagirci anche per altri motivi extra sportivi, l'ho conosciuto a fondo negli ultimi 2 anni e devo dire, ecco, che quando è stato Gabriele ad avvertirmi che era mancato, perché Gabriele praticamente è cresciuto con Paolo Paoli. Vero. E la passione per l'automobilismo gliel'ha trasmessa sia a lui che a suo fratello, proprio Paolo. Abitavano nello stesso condominio. E quando me lo ha detto con un messaggio WhatsApp, è bene che non dica cosa ho detto. È bene che non sì, anche perché sono quei messaggi che uno non vorrebbe mai leggere, quindi... E... Vabbè. È stata una cosa veramente cruda, violenta, vabbè, veloce. Sì. Come spesso si dice, sono i migliori che se ne vanno, però... Noi ci associamo con tutte le nostre condoglianze come redazione, ovviamente, a questo triste periodo inerente alla famiglia di Paolo Paoli, alla moglie, alla figlia. E, insomma, ragazzi, purtroppo la vita ogni tanto ci colpisce con queste tragiche notizie. Terminiamo così, con tono dimesso, questa puntata di Parliamone. Paolo, sarai sempre con noi, seguici anche da lassù, nel frattempo... Perché peraltro ci seguiva con molta attenzione e con molta gioia. Perfetto, e soprattutto ogni tanto ci dava anche dei bei commenti. Sì. Grazie a voi della vostra attenzione e alla prossima settimana, quando vi appunto con Simone Fagioli cercheremo di trasmettervi un qualcosina in più sul fantastico mondo della velocità in salita. Buona serata, grazie Ale. Grazie.